Per raggiungere il santuario della Madonna del Caravaggio a nord di Fanzolo, in provincia di Treviso, abbiamo chiesto aiuto alle immagini satellitari di Google Earth. Ci sono balzate agli occhi due immense macchie chiare. Subito a nord del santuario, la voragine di una cava di sabbia e ghiaia da tempo aperta in un recinto di circa 50 ettari. A sud, invece, avanzano gli scavi ciclopici delle profonde trincee della nuova autostrada pedemontana veneta. Un'opera mostruosa che sottrarrà altri 800 ettari di terra alla già agonizzante agricoltura veneta e sconvolgerà irreversibilmente tutto il delicato e prezioso sistema delle acque di superficie e di falda dell'intero Veneto centrale. Con Michele Boato, autore dell'instant book Succede domani, o forse sta già succedendo, riflettiamo sull'insieme delle distruzioni in atto dei principali ecosistemi e su quanto peggiorerà la qualità di vita di figli e nipoti in conseguenza di queste scelte irresponsabili, autolesioniste. Ci troviamo perfettamente d'accordo sulla necessità di licenziare il 90% dei politici corrotti o inetti a livello nazionale, regionale e comunale. Comunque, con rare eccezioni, abbondantemente al di sotto delle difficoltà culturali, etiche e tecniche imposte dalle crisi devastanti di questa fase storica, difficilissima per la civile e pacifica convivenza planetaria. E d'accordo anche sulla necessità di cambiare regole e comportamenti di tutte le istituzioni civili, ma anche di quelle religiose. Noi, il 6 gennaio, abbiamo realizzato il nostro incontro eucaristico fuori dal santuario, perché non ci hanno permesso di farlo dentro, come avevamo chiesto. Ma siamo fiduciosi che dopo l'enciclica Laudato Si di Papa Francesco del 24 maggio 2015, molte cose cambieranno nel cuore e nella mente delle persone che davvero vogliono realizzare il bene comune, operando con coerenza per la salvaguardia del creato. Laudato sei, Signore mio, laudato sei, Signore mio, laudato sei, Padre nostro, sei anche nostra madre e che sei presente a tutti e in tutti i luoghi dove irrompe il tuo gesto d'amore, il segno della speranza e la fame di giustizia. Sia santificato il tuo nome, che è lodato dal canto mattutino degli uccelli, invocato dagli occhi dei bambini e dai passi di coloro che costruiscono la pace. Venga a noi il tuo regno, che cancella ogni struttura oppressiva, che abbatti i prepotenti e instaura la fraternità tra i popoli. Sia fatta la tua volontà e non quella dei corrotti e di coloro che ingannano l'opinione pubblica, così in terra come nei cieli, nei nostri cuori e in tutti i luoghi dove donne e uomini desiderano il tuo amore. Da a noi oggi il nostro pane, la nostra pace e i nostri diritti. Perdona le nostre offese, le nostre omissioni, le nostre fragilità, perché anche noi perdoniamo a quelli che ci hanno offeso coi loro imbrogli, coi loro abusi e con le loro indifferenze. Non lasciarci cadere in tentazione di fare ad essi ciò che loro hanno fatto a noi.
ma liberaci da tutto il male che impregna la storia, affinché possiamo fermentarla con il tuo amore, condurla secondo i tuoi disegni. Amen. Laudato si, Signore mio. Laudato si, Signore mio. Laudato si, Signore mio. Laudato si, Signore mio. Questo incontro non è soltanto per la Pedemontana, è per tutte le attività che riguardano il territorio. E qua ci sono rappresentanti dei comitati dei Colli, della Val Brenta, dell'acqua del Trissino. Ci sono montagne di problemi. Allora, non so cosa ne pensiate, io ho scritto un articolo ieri dove chiedo alle chiese di prendere la Laudato Si e usarla come il testo della pastorale, non le altre. La Laudato Si è il testo della pastorale e dell'ecumenismo, a trovare problemi sulla terra per vivere tutti, ci possono stare tutti. Se ognuno comincia perché lui è più bello degli altri, allora perché uno è una cosa, l'altro è l'altra, non ce la facciamo. Voglio dire, se la terra diventa soggetto con cui ci rapportiamo, prima di fare i progetti dell'ospedale di Padova devono dirmi che cosa succede all'inquinamento dell'aria, dell'acqua e cosa succede alla terra. Se non passa questa linea qua, andiamo avanti, perché ci sono sempre le cose migliori da fare, ci sono sempre cose straordinarie. E intanto cosa succede? Soffochiamo la terra, strozziamo la terra, basta. Gli obiettivi e i bisogni di in questo momento sono enormi dovunque, dal Veronese a Mestre, a Treviso, a Padova, è enorme. Se non saldiamo la terra, le nostre discussioni sono tutte, come dire, paglia, fuoco di paglia, passano immediatamente. E allora, anche se non è di moda, anche se pochi fanno conto di questo momento qua, questa epifania della terra è fondamentale, ma non perché siamo bravi, ma perché per vivere non abbiamo alternative. E sapere che fare certe scelte che fanno vuol dire bloccare il futuro dei figli e dei nipoti. Questa coscienza dobbiamo tentare di trasmetterla più forte possibile. Io credo che questo ragionamento con le scuole, con le comunità cristiane, con le altre cose potrebbero funzionare. Proviamo. Solo una frase. Noi abbiamo lottato per 12 anni contro il passante di Mestre, che oggi è costruito, ed è una storia simile a questa. Dopo tanti anni, adesso che il passante è stato fatto, ci si rende conto della gravità di quello che è stato fatto: il rumore, l'inquinamento, l'aria irrespirabile, lo smog, gli errori tecnici, gli incidenti e tutto quanto. E noi resistiamo perché sappiamo di aver fatto tutto quello che era nelle nostre capacità per bloccare l'autostrada e non ce l'abbiamo fatta. Io vi auguro di riuscire a bloccare questo mostro, almeno di avere la consapevolezza di aver fatto tutto quello che era nelle vostre capacità per bloccarlo. E auguri, speriamo. Siamo in una situazione di transizione adesso, perché i nodi sono venuti al pettine. Ed è stata Roma a far venire i nodi al pettine, pensa un po'. Qualcuno in regione diceva che era tutto a posto, non c'erano problemi, no? Però adesso sostituiscono il commissario con 5 avvocati. Se non c'erano problemi, come fanno a dire adesso mettiamo addirittura non uno ma 5 avvocati? Speriamo, dico io, che chi è causa, naturalmente la regione, ma in particolare chi ha gestito sta opera, che ha fatto censura su questa opera. Mi riferisco a Vernizzi, che ha nascosto le carte, vi ricordate, no? Che non sia uscito dalla porta per rientrare dalla finestra, perché adesso non sarà più commissario ma è sempre al vertice di Veneto Strade.
È una brutta storia questa, che mostra come chi ci governa non ha passione del nostro territorio, del nostro ambiente e quindi della qualità della vita dei nostri cittadini. Ci troviamo con un'opera, io ho detto più di qualche volta, potrebbe diventare la Salerno-Reggio Calabria del Nord. Adesso quella l'hanno finita, però abbiamo noi il petardo qui, con tutte le conseguenze. Nessuno sa come andrà a finire, perché qua servono soldi. L'opera l'hanno immaginata come una mega opera, come se fossimo ancora la locomotiva del nord-est, come se avessimo territorio da sprecare ancora, e siamo tra le regioni più cementificate d'Europa, non d'Italia, d'Europa, e quindi staremo a vedere, naturalmente staremo attenti a quello che succede, speriamo che non ci siano più certi personaggi, perché se non cambiano le teste di chi ci ha portato a questo disastro sarà difficile vederne fuori. In regione stiamo aspettando ancora da luglio di sentire in Commissione Ambiente il Vernizzi, pensate un po', non ha mai avuto tempo di venire a riferire in regione, dobbiamo sapere le cose dai giornali. Sì, se ne va dalla porta, tempo, ma non è che mi rientri dalla finestra come amministratore di Veneto Strade che gestirà sta roba qua, staremo a vedere, bisogna stare sempre attenti, perché io prevedo dei contenziosi infiniti a questo punto, perché chi ha il formaggio in mano non lo mollerà così facilmente, e quindi ne vedremo, e bisognerà seguire per difendere il nostro ambiente. Buongiorno a tutti, io abito a 500 metri da qua, sono nato qua quando qui c'era verde, tanto verde, alberi, siepi, vi ricordate le siepi come sono, ve le ricordate ancora oppure no? Gli alberi, ve li ricordate? Si respirava aria pulita, non c'era inquinamento come l'altro giorno che non si vedevano le montagne. Io mi misuro lo stato dell'aria guardando le montagne e il tramonto, non ascoltando l'ARPAV o quello che dice il sindaco di Treviso o altri. Amate gli alberi perché qui non ce n'è più. Stanno togliendo, questa era la campagna più grande di Treviso e non c'è più un albero perché hanno tagliato tutto. Li stanno togliendo tutte le siepi, tutte le acace. Le acace servono per le api, servono per tenere il terreno, le acace servono per dare energia, per dare legna. Se la tagli oggi, lasci crescere la piantina piccola, non togli le radici come hanno fatto là in fondo davanti al santuario. Questa è la realtà che viviamo, dobbiamo amare gli alberi, perché gli alberi sono il termometro naturale della terra. Se tu togli l'albero, la terra scalda e tira su la temperatura, poi non... Non dite ma fa caldo, perché se tutti gli alberi che abbiamo ci fossero ancora o quasi, avremo 5-6 gradi in meno di temperatura. Amiamo gli alberi. In questo momento siamo di fianco a un cantiere enorme e a pochi centinaia di metri a nord invece un'altra grandissima cava, che sono i due temi ambientali insieme all'inquinamento che sta distruggendo il nostro territorio, sia delle acque che dell'aria, che stanno martoriando la nostra terra in cui noi viviamo, il Veneto. Qualcuno immagina che un mega progetto e una mega super autostrada, no, impostata su un ragionamento economico-finanziario, possa continuare ad andare avanti così. In realtà questo non è vero. Vedrete, assisteremo, lo è già nei fatti, alla sincope dei cantieri, e le alternative che ci restano sono pochissime. Quello di considerare una cosa che ci possa essere utile, quindi ritornare a una dimensione compatibile e congeniabile con i soldi che abbiamo e con la situazione in cui siamo adesso con i cantieri. Quindi una situazione congeniale, possibile, non ipotetica, e soprattutto riportare questa strada non a costruire una ricchezza per pochi, ma a suddividerla, a renderla disponibile per molti. Vuol dire che qualcosa deve succedere, e questo spetta ai governanti, che in questo momento non stanno capendo questa cosa. Non lo stanno capendo e stanno avanzando come se nulla fosse. Ed è qui che noi dobbiamo ancora ragionare, fare proposte, che non abbiamo alternativa a riconsiderare il complessivo di questo mega sviluppo, qualcuno lo chiamava il Veneto del terzo millennio, mettendo in campo la terra. Ma noi siamo consapevoli che nell'ultima finanziaria regionale sono state votate dai governanti della nostra regione una serie di provvedimenti che vanno esattamente all'opposto. E quindi dobbiamo continuare a spingere perché questo ragionamento non passa. Gli interessi personali, localistici, di politicanti o di personaggi vari che lavorano nel nostro territorio sono ancora prevalenti. Dobbiamo insistere, non dobbiamo demordere. Noi la battaglia che abbiamo portato avanti per contrastare questo progetto è una battaglia che ci può essere testimoniata dai comitati con cui veramente le abbiamo provate tutte.
provarle tutte significa presentare degli esposti, ad esempio alla Corte dei Conti, la Corte dei Conti che è intervenuta in maniera pesante criticando quest'opera da tutti i punti di vista. Queste prese di posizione della Corte dei Conti hanno trovato poco spazio nella comunicazione ufficiale, nei giornali, nelle televisioni. Allora siamo andati all'ANAC, all'Autorità Nazionale Anticorruzione, abbiamo presentato dei dossier veramente molto copiosi. E l'ANAC ha avuto, sono sorte le stesse perplessità che avevamo noi, e ha aperto dei fascicoli ed ha iniziato ad indagare su Pedemontana. Ecco, io ricordo che nei primi anni nel 2002, nel 2003, questa doveva essere un'opera da 750 milioni di euro, doveva essere un'opera che andava a sfruttare e utilizzare l'esistente, doveva essere un'opera soprattutto libera da pedaggio e quindi anche più rispettosa di quello che era la struttura, di quello che era il territorio. Oggi è diventata un'opera che supererà i 3 miliardi, un'opera che non si sa se potrà essere terminata, un'opera che viene realizzata in maniera opaca, per cui sono state addirittura secretate dall'amministrazione Galan, Chisso in precedenza, con la ZAI attuale, e anche i documenti principali che stabiliscono come quest'opera stessa viene fatta e come dovrà essere ripagata ai cittadini. Ecco, noi, perché venga fatta trasparenza da questo e perché vengano in questo momento, anche di fronte alla situazione di fatto in cui ci troviamo, incassate le fideiussioni, è rifatto, ripensato, veramente riconsiderato in questo progetto che è talmente devastante che non può essere accettato così com'è. Attualmente la realizzazione dell'opera è vicina al 20%, non crediamo che sia inevitabile procedere con questi lavori. Un'opera stessa può essere ripensata, in particolar modo per alcuni tratti che sono assolutamente inutili. Noi crediamo che questo si possa fare anche alla luce del fatto che non esiste una sola istituzione finanziaria al mondo disponibile a finanziarla, e questo ormai è assodato, quindi dovrebbero essere cancellati i rapporti intercorrenti con i privati in questo momento, riconsiderata l'intera opera e poi, partendo da quello che è stato fatto, cercare di rendere veramente il minor possibile l'impatto con il territorio. Mi ha fatto riflettere molto il fatto che la Regione, per venirne fuori, ha istituito una commissione di cinque giuristi. Nessuno che pensi al progetto, nessuno che pensi alla cosa da fare, a come gestire, cosa fare o cosa non fare. Allora io credo che la sfida stia a noi. Io lancio qui la proposta alle molte persone che vedo qui presenti e sono tecnici, per esperienza ormai acquisita, per formazione, per professione, ci sono molte persone che hanno possibilità di dire qualche cosa, mi metto tra i primi io ovviamente. L'ho fatto a suo tempo, vorrei farlo ancora. Io credo che sia il caso di che, grazie ad Albino, ci dedichiamo un sabato a fare un seminario preparato tra tecnici di questi nostri mondi, chi ci ha lavorato prima, chi dopo, chi del Treviso, chi di Vicenza, chi è architetto, chi è ambientalista, chi è senatore, chi è consigliere regionale, a ragionare nel merito per arrivare a fare con coraggio una proposta operativa che altri non sanno fare, di come venirne fuori operativamente in modo intelligente, positivo, realistico e rispettoso. Credo che dobbiamo farlo perché non lo sta facendo nessuno. Guardate che c'è un motto fondamentale per tutti noi: chi può, deve. Sapendo che i poveri di fatto, più o meno realmente, che possono essere poveri o di testa o di soldi, ce ne sono a milioni in Italia. Quindi ricordatevi il motto che io ho sempre avuto nella mia professione, che è fondamentale: chi può, deve. Grazie.